Sarà stata raffreddata, poverina. Per forza, se a Compiègne era nuda. Nell'intermezzo fra il primo e il secondo atto, l'imperatore si alza e se ne va. Si vede che la commedia non gli piaceva. Lo hanno notato tutti, mi ha lasciata sola nel palco con le persone del seguito. E lo sai dove è andato? Fuori c'era la carrozza di quel bel tipo di Fleury che lo aspettava. E via di corsa, Rue de la Pompe. Forse c'era consiglio dei ministri in Rue de la Pompe. No, a Rue de la Pompe abita lei, cioè lei non ci abita ma si incontrano lì. Un appartamentino ignobile, lo so, due entrate, una scala. Oh, come sei informata. So tutto. Due ore dopo, quando lui è uscito di lì, la sua carrozza è stata assalita da tre malviventi armati. Quanto ti è costato? L'informazione? No, farlo assalire. Il cocchiere ha fatto impennare i cavalli e quei tre vigliacchi sono scappati. Chiquita, non lo fare più. Sono cose che a Madrid possono passare, qui no. E poi lui non è un torero, è l'imperatore. Si comporta peggio di un torero. Sono sicura che l'italiana lo tradisce. Ecco, questo bisognerebbe provare o provocare. Non sono mai riuscita a sorprenderla, è furba, come il suo padrone. Padrone chi? Cavour. Lei lavora per quel brutto uomo con la barba. Anche tuo marito ha la barba. Appunta, è un'altra cosa. Capisci? Quella donna rovina l'imperatore anche politicamente. Non credo che Cavour si fidi interamente di lei, perché una donna è sempre una donna. E lei è furba, ma intelligente no. Però so che scrive e telegrafa a Cavour, lo so di certo. Stanno spingendo l'imperatore verso una guerra che sarebbe un disastro. Ne sei tanto certa? Certissima. Intanto sarebbe una guerra utile al Piemonte. Ma a noi? Che vantaggi porterebbe? Nessuno. Poi l'Inghilterra non vuole che si tocchi nulla in Europa e ha ragione. Il Papa non la vuole ed ha ancora più ragione. Infine, una grenadina. Chi è la grenadina? Una zigana. Mi ha detto che il nostro impero è minacciato da una guerra. Oh, beh, se lo dice la grenadina. No, non ridere, non ridere, sei superstizioso anche tu. Sì, sì, lo ammetto. Quindi, niente guerra. La Francia non la vuole e non si farà. E lui? Il tuo augusto consorte, che ne dice? Tace. Lui con me su queste cose tace sempre, il che mi irrita ancora di più. Però so che da molto tempo non vede più l'ambasciatore del Piemonte, il che è buon segno. Potrebbe non vedere il marchese di Villamarina, ma vedere il signor Nigra, che è più pericoloso. Nigra? È un pezzo che non è più a Parigi. Era un uomo che non potevo sopportare. Perché? Ho ballato una volta con lui. E con questo? Perché uno c'è antipatico, non si sa, lui mi è odioso. Per fortuna è scomparso. Ho sentito dire che è un bell'uomo. Bello, potrà piacere alle sartine torinesi. Non ha la barba? Ma è italiano, e allora capisci? Sì, capisco. Dunque, l'imperatore vorrebbe far sposare suo cugino alla figlia del re di Sardegna, ma lei non ne vuole sapere. Ah. Sei informata anche di questo? Ma certamente. Avanti. Il signor Inard domanda se vostra maestà può riceverlo. No. Fatelo passare. Maestà. Eccellenza. Avanti, avanti, Nero. Dite tutto. Merimée è un amico e può sentire tutto. Ma... Vi ho detto che può sentire tutto. Sì, maestà.
L'imperatore ha fatto colazione alle 7. Ha ricevuto Persigny, mezz'ora. Poi Valeschi. Mezz'ora. Sì, maestà. Poi è andato a presenziare una parata militare a Vincennes. La marchesa Raymond ha partorito stanotte. Oh. Un maschio. Guillerme, della Comédie Française, ha sorpreso sua moglie in fragrante con il banchiere Mayer. Lo dicevo io? Come? Oh, niente, niente. Continuate. Che ha fatto? Si è scusato allontanandosi. Ecco. Il fantino Comei si è rotto una gamba. Mi dispiace. Il Cavalier Nigra è giunto oggi da Torino. Nigra? Sì. Allora è tornato. La regina Vittoria si è raffreddata. Grazie, Inar, potete andare. Maestà, continuo? Sì, sì, Inar, grazie, andate. Maestà, eccellenza. Il vostro decotto di Tiglio vi farà bene. Chi te lo ha chiesto? Ma io... Senti, Eugenia, che hai in mente? Come mi piace quando ti inquieti. Mi pare di tornare bambina. Ti ricordi a Madrid? Quando scappai sola a cavallo e tu mi venisti a cercare nel parco del Pareto? Che faccia avevi? Proprio come quella di ora. Ascolta, Eugenia, io ti voglio bene. Nessuno te ne vuole sinceramente quanto me. La mia età e la mia esperienza mi danno il diritto di fare tutto il possibile per evitarti dei guai. Ed è la promessa che ho fatto a tua madre. Ma insomma, contro chi vuoi mettermi in guardia? Contro quel signore che non ti va. Caro, io sto giocando a molti giochi, ma senza mai dimenticare la parte che il destino mi ha affidato. È una parte difficile. Credi che non lo sappia? Misurarti con lui sul terreno politico. Sta attenta. Per me è un uomo senza scrupoli, un avventuriero. No, questo forse no. Si batte per una fede. Ma tu vuoi giocare un gioco troppo pericoloso. Mi hai mai vista avere paura?